Saluta a tutti, come va? Mi aspettavo un bene un po' più forte. Ah, bene, io mi chiamo Carlo, faccio il prestigiatore e il mio scopo principale è quello di cercare di far divertire la gente, sì, ma di non far scoprire i miei trucchi. Bene, ho bisogno di una assistente graziosa e carina alla quale facciamo un applauso mega galattico, direi. Ah, è là. Bene. I prestigiatori dicono sempre delle cose che non sono sempre vere, perché sennò ci scoprono i trucchi. Per cui state bene attenti, perché io dirò anche tante cose false. Beh, vi racconto una storia con un oggetto che conosciamo tutti, una corda. Le corde non lo sanno quasi nessuno, la sa sta cosa. Se si tagliano in mezzo, ma proprio in mezzo, beh, oh, dà proprio l'impressione che si tagliano, ma non è vero. Non provate a casa con quella delle tapparelle, per carità, eh? Allora, si cerca il centro, qui nel centro è possibile tagliare. Allora, vediamo se è vero, a cipicchia. Si prendono le forbici e dice, hai tagliato davvero? Dice, hai detto che non si tagliava. Non ho detto che non si tagliava, ho detto che dà l'impressione che si taglia. Basta però stare a guardare per bene nel punto dove è tagliata, pensare intensamente magari a una parola magica a caso, cioè, e vedere che la corda in realtà è tornata intera. Uno dice, ma il centro è importantissimo, cioè se no non funziona il gioco, cioè si cerca il centro della corda e lì in centro si prendono le forbici e dice adesso lo sto attento bene, cioè, e si taglia, uno dice, ah, tagliato davvero, ma sarà truccata la corda, che succede qualche volta? Non è il caso mio, la corda si può prendere e dare da controllare da una parte, se ne dà un pezzo da controllare dall'altra, se ne dà un pezzo laggiù in fondo, se ne dà un pezzo anche in giù in fondo dalla parte di là. Poi si raccoglie tutta la corda nella mano sinistra, si pensa intensamente una parola magica a caso, si lancia per aria la corda e ci si accorge che ovviamente è tornata intera. Uno dice, ma allora, dice, sta corda qui si taglia o non si taglia? L'importante è sapere dove, che qualche volta anche non in centro, basta toccare, uno tocca la corda e quando trova il punto, ecco, questo è un punto buono dove si può tagliare. Tengo il segno e, guarda, lo faccio tagliare a Francesca. Francesca, taglia. Tagliata. Uno dice, porca miseria, dice, ma c'è la mano chiusa, ci sarà dentro un trucco. Capita qualche volta. Non è il caso mio. Posso aprire la mano, ho i due capi della corda, ci faccio un bel nodo. Uno dice, bravo te, col nodo sono buono anch'io. Eh sì, ma qui entra in gioco una parte musicale che fa così, fa... È un po' strana, è ripetitiva, fa zizzizzizzazzizzizzazzizzizzazzi. Poi quando arrivo al nodo che faccio? Lo richiudo tutto per bene, lo metto lì e lo metto anche lui nella mano e continuo. Vado da una persona a caso, basta che si chiami Francesca e che abbia il soffio magico, e dico Francesca, soffio magico, bravissima. Cioè l'importante è avere la corda intera, se no il gioco non funziona, ci picchia. Uno dice, ma ci sarà un trucco. Certo che c'è, ci mancherebbe altro. Ecco, ve ne faccio vedere uno, questo qui. Questo è quello che noi chiamiamo un nodo falso. Cosa vuol dire? Che non è un nodo vero. Se si fa così, uno dice, si scioglie. No, si sposta in centro. Lo voglio vedere perché i maghi raccontano le bugie. Il nodo c'è. Ma allora non... C'è, eccolo qua, giuro. C'è un nodo che ci dà fastidio, cosa si fa? Basta tagliarlo via, così non ci dà fastidio più. E uno dice, ma te, hai rotto la corda in mezzo però. Allora, la parte rotta si prende, se ne butta via un pezzo da una parte, se ne butta via un pezzo dall'altra, si danno le forbici a tenere, si dà anche un capo della corda di là e ci si accorge che la corda è intera, cioè che questa è la cosa importantissima, perché sennò il gioco non può andare avanti, e ti picchia. Uno dice, e se non si taglia in mezzo, cos'è che succede? Allora, abbiamo visto oramai, uno taglia, ritaglia, non succede un bel niente, cioè uno ci può fare anche i nodi, eccetera, e dice, ma se per esempio, che so, tagliassimo dalla parte destra, di qua, oppure dalla parte sinistra, dalla parte di là, facendo un bel nodo così, e poi prendessimo le nostre belle forbici, e come così proprio si dice, patasgnacchete, zacchete, oppure dall'altra parte sempre, e uno dice, patasgnacchete. Uno dice, la tutta rotta la corda, adesso dice come si fa. Qui è abbastanza, si chiama la touche, si usa molto al circo, si fa, rullo, trrr, così no, fa, trrr,
Cioè, l'importante è che la corda torrenziale fa... Cioè, l'ultimo no, eh? L'ultimo è numerico, si fa meno 3, meno 2, meno 1, pam!